Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Oggi vi porto in un full day of eating dove andiamo a mangiare per 24 ore solo pasti surgelati, Prozis. Nel corso del video annuncio anche che se acquistate dal 15 al 28 febbraio su Prozis con il codice LIGU10 avete la possibilità di essere estratti per un giveaway dove potrete vincere 50 euro di prodotti surgelati già pronti Prozis, come appunto mostro in questo video. Presto vi porto anche un full day of eating completo dove vi mostro magari l'andamento del peso in bulk che è stra aumentato, raga. E nulla, vi lascio al video e buona visione. Oggi ragazzi proviamo un sacco di pasti già pronti Prozis, i gelati che dopo proveremo, quindi rimanete sintonizzati. Supreme Burger ragazzi, questa sarà la mia colazione, colazione salata. La sfida di oggi ragazzi sarà anche quella di riuscire a completare i miei macros e le mie calorie. Odore straforte di uova, bacon, formaggio. Ok, il panino è pronto. Presente in questo modo, burger sleeve. Ma caldo. Oh, attenzione, al tatto già bello croccante. L'interno spinge abbastanza. Penso sia uovo, polla, pan brioche, spezie, sale, caglio, bacon, carne suina magra. Quindi tanta roba. Andiamo all'assaggio. No raga, non potete capire. Sotto è croccante, c'è il contrasto croccante sotto, ripieno morbido delle uova, con la cipolla e il bacon, un po' crocchierello, formaggio sciolto, mamma mia. Per questo gli devo dare un 9 bello pieno. Come ogni mattina raga vado a prendermi 2 capsule di multivitaminico e una di omega 3, dato che la nostra alimentazione spesso ne è carente. L'unica pecca del panino sono i macros, però se li fate rientrare ragazzi non c'è assolutamente problema. Adesso vado a fare un programma per un ragazzo del coaching, faccio 2 video alla giornata per TikTok, i soliti già lo sapete. 2 live sempre su TikTok, infatti ultimamente spesso faccio così, faccio 2 live ultimamente. Noi ci vediamo dopo, direttamente dopo, il secondo pasto della giornata, nonché il pre-workout. Siamo un po' divertiti in live su TikTok, ma adesso mi è venuta fame. Le 2:30 ed è l'ora di fare il secondo pasto della giornata, quindi andiamo dentro con spicy tandoori chicken, tanta roba, quindi sarà un pollo piccante con riso al lime. 86 grammi di carbo, che è tanta roba, così spingiamo come animali in palestra. Oggi è leg day. E 49 grammi di prote e 12 grammi di grassi. Basso in grassi ciò che ci serve per il workout. Impostando il forno a 200 gradi, una decina di minuti. Per ora si sta cucinando. Comunque il leg day sta diventando uno dei miei elementi preferiti. Ok, cazzetta detta. Si stanno effettivamente anche migliorando le gambe. Sono molto contento di questo bulk infatti. Vedremo anche se questi pasti riusciranno a farci spingere abbastanza. C'è un odore forte delle spezie, incredibile. Nulla raga, non ci resta che andare all'assaggio per di sapere com'è. All'hamburger abbiamo dato un 9 bello pieno. Sente tanto l'odore del lime, tantissimo, e anche quello delle spezie. Non è male raga, non è assolutamente male. Aggiungiamo anche un pochino di salsa teriyaki, ovviamente sempre di Prozis. Codice sconto, già lo sapete. 0 calorie, ci sono tante altre molto buone, tipo quella barbecue, tipo quella al curry. È legale raga. Questo è il pollo che danno, che non è affatto male raga. Siamo sui 200 grammi di pollo . Beh raga, pasto finito. Non posso dargli 9 a livello di bontà come il panino di stamattina. Gli posso dare un 8 a livello di bontà, però a livello di macros è tanta roba. Girisco un attimo, me la chillo un po' e noi ci vediamo dopo con l'intra workout. Devo tornare dalla palestra che oggi non mi sento le gambe, strascino per casa. Giunta l'ora di preparare l'intra workout, vado dentro con 30 grammi di cluster dextrin, 30 grammi di ciclodestrine. Un carbo stra rapido e veloce da assimilare in quanto sciolgono nell'acqua. Riescono a farti mantenere un'intensità costante durante tutto l'allenamento e diciamo non rischi di avere quei cali di zucchero che potrebbero capitare molto facilmente durante un leg day. E con questi sto notando una grandissima differenza a livello di prestazioni. Tre gambe, qualche scoop di citrullina, venire un pump disgustoso alle gambe. Poi da prendere qualche visione di Big Shot, giusto 4 o 5. Iniziamo da stacchi rumeni con manubri, una progressione del carico fino ad arrivare a 2 EV set e poi un back off sempre a cedimento tecnico come il coach vuole. Shinju. Nella palestra.
Kai Kannon Biraki Enishime Aratame. Adesso possiamo leccarli in piedi. Nella mia palestra non c'è, quindi farò una leg extension al contrario. Stiamo riuscendo a spingere anche con l'alimentazione di Prozis, quindi sono contento. Ragazzi, siamo tornati a casa, finito il workout, ho avuto molto tempo di rilassarmi un attimo, mezz'oretta negli spogliatoi, pubblicare un reel su Instagram con mio fratello Carlo. Andiamo dentro con il terzo passo della giornata, no? Che è il mio post workout, sempre a base Prozis, che adesso ve lo mostro. Allora, andiamo dentro con questa lasagna vegetale. Questa lasagna ha le verdure, è anche vegana, raga, e questi sono i macros, proviamola. E infine questi egg protein spaghetti bolognese. Questi sono i macros. Per la porzione abbiamo solamente 13 grammi di grassi, 46 di proteine e 70 grammi di carbo. Quindi tanta roba. E penso che mi mangerò anche uno di questi. Sono i pastel de nata, raga. Dolce tipico portoghese che io onestamente non ho mai mangiato, quindi sarà anche per me la prima volta insieme a voi. Direi che qua ci siamo. Raga, l'aspetto è fantastico. Non è per niente male. Adesso il sugo. Ecco un bel po' di sughetto. Vorrei assaggiare anche mia madre, mi ha rotto le scatole per tutto il tempo. La pasta è pesante. Dai, che grammato, le calorie scritte, dai. Buono, eh? 9 pieno meritato, raga, veramente buoni. Adesso però passiamo alla lasagna con le verdure. Ne approfitto per dirvi che è ufficiale, a partire dal 15 febbraio fino al 28 avrete la possibilità di vincere un giveaway di prodotti surgelati Prozis. Ed è per questo il motivo per il quale sto facendo questo video. Ovviamente inviatemi lo screen dell'ordine su Instagram e poi vi ripubblico sia nelle storie e inoltre vi segno anche come partecipanti al giveaway. Questa invece, raga, è la lasagna alle verdure con la sfoglia. Sento melanzane. Ok, raga, abbiamo uova, pomodori, pasta di pomodoro, lasagna vegetale 93%, zucchine, polla, basilico, origano, mozzarella. Si sentono tutte le verdure. Sento assai, assai. Molto saporita, raga. Per 300 calorie è molto buona. La lasagna con le verdure, raga, le do un 8. Un 8, raga. Adesso è l'ora del pastel de nata, vediamo com'è. I macros e le calorie non deludono, raga. Assaggiamole. Ma quanto cazzo è buono.
Prozi, se mi inviterai in Portogallo, se mi inviterai in Portogallo farò una sfida dove mangio questi per 24 ore. Ne approfitto, raga, per assumere già la mia creatina. Vi consiglio questa qui con la certificazione Creapur, in quanto una certificazione garantisce la qualità del prodotto e la sua purezza. Infatti questa tipologia di creatina qui è considerata come la migliore sul mercato attualmente. Comunque, ragazzi, la comodità di questi pasti qua già pronti sono che portare praticamente ovunque. Adesso mi vado a fare la doccia e noi ci vediamo dopo. Romani, non offendetemi, abbiamo qui la cicca in carbonara. 8 grammi di grassi, 52 di carbo, 52 di proteine. Potrei essere insultato nei commenti da almeno mezza Italia. Diciamolo, chiamarla carbonara è davvero un complimento. Spero che almeno sia buona. Non ci resta che provarla. Ok, c'è un pochino di pepe e prosciutto. Fidatevi che è davvero buona, raga. Cioè, guardate qua. Voto da 1 a 10, raga, gli do un 8 e mezzo, meritato. Chicken carbonara, ci sta. Ragazzi, oggettivamente è una buona e ottima carbonara. Anche meglio di quella a Roma. No, ragazzi, sto scherzando. Nulla, raga, adesso siamo un po' qua in live su TikTok e noi ci vediamo dopo con l'ultimo pasto della giornata, in cui proverò diverse tipologie di dolci. Il momento del pasto probabilmente più bello della giornata. Andiamo dentro con il gelati di Prozis. Allora, daremo prima la valutazione a tutti e tre, raga. Qui Zero Ice Cream, la linea protein, gusto sia salt caramel, salt caramel e infine tiramisù. Per me questo è illegale, raga, ci sono diversi strati. Mamma, raga, cioè tiramisù, ragazzi, fuori di testa. Non è tanto fit questo, raga. La linea layers è proprio una linea fatta apposta che non è tanto fit. No, ragazzi, non ce la faccio. C'è il biscotto, vari tipi di gelato, biscottini del caffè sopra. C'è un odore forte di caramello salato. Questo è proprio un classico gelato al caramello. Ok, raga, è molto buono. Molto, molto buono. Consistenza anche quella di un classico gelato, quindi... Ok, molti meno zuccheri rispetto a quello. Cazzo, molti meno zuccheri, meno grassi. Ice cream, primo senza zuccheri proprio. Raga, molto buono, eh. Considerando che senza zuccheri questo prende un voto a favore. Terzo posto Zero Ice Cream. Secondo il protein. Primo posto, imbattibile, tiramisù layer. Però se vogliamo parlare di qualità dei macronutrienti, devo mettere davanti a tutti. Per Anna, ragazzi, vado a prendere la mia integrazione sulle 10 ashwagandha per abbassare i livelli di stress, di cortisolo e ansia. Alzare il testosterone, che non fa mai male per noi palestrati. Da poco sto iniziando a integrare con zinco, magnesio e vitamina B6. Tutti quelli che non riescono nemmeno a buttare giù una pillola. 7 capsule, ti è. Ragazzi, il video è giunto al termine. Spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo che c'è la possibilità per voi di vincere. Se utilizzate dal 15 al 28 febbraio il codice LIGU10 e mi inviate lo screen ovviamente su Instagram, così vi posso aggiungere alla lista dei candidati. Se il video vi è piaciuto, lasciate like, commentate, condividetelo ai vostri amici, condividetelo nelle storie su Instagram. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi. Ah, e comunque non sono riuscito a rientrare nelle